Allora, siamo qua con il mister del Taranto e vogliamo chiedergli soltanto una considerazione di essere presente qui alla nostra festa in onore di San Giuseppe. Ci ha già confessato di essere molto ma molto emozionato, però adesso lo vogliamo sentire con le sue parole. Prego mister. Innanzitutto ringrazio il sindaco, l'amministrazione comunale per averci dato questa possibilità. Sì, essere presente durante un'omelia non mi era mai capitato, ricevere i complimenti da parte del parroco, quindi mi fa enormemente piacere. Poi quando si tratta di feste di bambini io sono ben lieto di essere presente. Noi ci siamo dati un impegno nel far sì che Taranto si riappropriasse della propria squadra anche a livello territoriale, non solo nella città ma anche nel territorio, di far sentire la tarantinità, il senso di appartenenza. Quindi queste manifestazioni per noi sono importanti, per me l'aggregazione, i bambini è qualcosa di bellissimo, quindi sono ben lieto, onorato di essere presente in una manifestazione del genere. Lei sa benissimo che stavamo tanto tentando di portare il Taranto qui al nostro stadio, sì. Che si allenasse, purtroppo sappiamo benissimo che ci sono diverse cose da sistemare per renderlo possibile, però eravamo veramente entusiasti di avervi qui, di accogliervi, di tifosi ne ha visto, sicuramente in tutti i paesi avrà dei tifosi così, i nostri, non vogliamo dire, non vogliamo fare il campanilismo, ma ci tenevano tantissimo ad avervi qui e onorarvi questa sera. Ma io sono stato in diverse, diciamo, paesi vicino, anche Castellaneta, che non è proprio vicinissimo, ma è stata un'esperienza bellissima. Noi siamo stati a Statte, noi chiunque ci chiama siamo fieri ed orgogliosi, Taranto rappresenta qualcosa di importante, la bandiera, quindi a prescindere il paese dove andiamo, noi rappresentiamo questo scudetto e siamo onorati di poterlo rappresentare. Ci auguriamo che il nostro centro sportivo sia Faggiano, ci stiamo lavorando, ci stanno lavorando anche in vista dei lavori dove non possiamo sicuramente allenarci sul proprio stadio, quindi siamo convinti che questa cittadina così bella, questo centro sportivo possa essere importante per il futuro calcistico tarantino. Certo, noi ringraziamo anche Don Francesco, certo, che con la sua poca sportività che tutti quanti conosciamo ha voluto tanto avervi qui, essere presenti ed onorarci, soprattutto per invogliare i bambini a seguire lo sport, che sappiamo benissimo che è un'attività principale soprattutto per loro. L'onore è mio, io ho ringraziato chi ci ha dato questa possibilità, poi stare in mezzo a tanti bambini e vedere un pallone e loro rincorrere, mi ricordo quando io... Si rivive la nostra gioventù. Sì, io sono nato nei Salesiani, quindi so benissimo che significa, avevo la loro età e anche io avevo un sogno da perseguire come ce l'hanno loro. Io auguro a ogni bambino di questi di essere più fortunato di me, perché io a 17 anni già non giocavo più per un grave infortunio, e quindi che loro possano raggiungere quel sogno che io non sono riuscito a raggiungere. Va bene, ancora grazie per essere qui presente con noi stasera. Grazie. Ancora a voi. Grazie. Adesso vediamo di scambiare due parole con Orlando, anche lui merita la nostra attenzione essendo qui presente con noi questa sera. Allora ci presentiamo un giocatore che sicuramente avremo modo di vederlo giocare come sta continuando a giocare e ancora sempre meglio. Passo la parola a lui. Ciao, innanzitutto buonasera, sono molto onorato di essere qui dove, essendo cresciuto a 5 minuti da qui, un paese di nome Roccaforzata, e 15 anni fa ero, diciamo, come loro, sono cresciuto nei campi, nei campetti, e giocavo dalla mattina alla sera, e per me è un motivo di orgoglio essere qui e rappresentare per i bambini qualcosa di significativo. Che dire, e spero che tutti questi bambini si divertano e inseguano il loro sogno, e li aspettiamo tutti allo stadio. Sicuramente vedendoti qua stasera ancora di più crederanno nei loro sogni, perché avere una rappresentanza di un ragazzo o di un giovane come sei tu a due passi qua del nostro paese fa vedere veramente che è qualche cosa dove
basta volontà e impegno e si può riuscire ad andare avanti. Grazie anche a te, come ho ringraziato il signor Capuano, di essere qui stasera, di averci onorato con la vostra presenza. Sì, grazie a voi sicuramente per l'invito, ci ha fatto un grande piacere, un grande onore essere qui. E come che posso dire, sicuramente la prima cosa è divertirsi, perché a 10, 13, 14 anni la prima cosa è divertirsi e poi man mano che crescono capire davvero cosa vogliono, e se vogliono davvero diventare calciatori ci vuole non solo il talento ma anche l'impegno, i sacrifici che bisogna farli ogni giorno. E se qualche ragazzo è davvero bravo può emergere sicuramente, anche se viviamo in un paese piccolo, non come posso dire, sei un esempio sulle parole che stai dicendo. Certo, grazie ancora. Grazie a voi. Adesso scambiamo due chiacchiere con chi è stato il promotore di questa serata che apre i festeggiamenti della festa di San Giuseppe. Motivo migliore non c'era quello che è di iniziarlo con i bambini che giocano spensierati in questo campo. Don Francesco, il nostro parroco di Faggiano, adesso diamo a lui la parola e sentiamo i suoi commenti. I bambini che giocano sono il futuro del mondo. Dobbiamo permettere che tutti i bambini possano giocare. Oggi questi bambini hanno la fortuna di vivere in un contesto sereno dove possono avere un campo, possono avere delle famiglie alle spalle. Prima col mister parlavamo di quartieri difficili della nostra bella città di Taranto, dove tanti bambini ecco magari vanno aiutate le famiglie, ma il pensiero va soprattutto a quei bambini in alcune parti del mondo dove non possono giocare perché cadono le bombe. Io dico, se dobbiamo fare qualcosa dobbiamo farlo in nome dei bambini, per i bambini, perché loro sono il presente ma sono soprattutto il futuro, e qualsiasi cosa che ne facciamo deve essere per loro. Va bene così, grazie a Don Francesco, nostro parroco. Permettetemi di dire un grazie al Club Rossobru, a Santo Corona che ci ha aiutato, a tutto il comitato per l'organizzazione di questo evento, un grazie a mister Capuano e a Francesco Orlando che ci hanno fatto questo grande regalo. Noi gli abbiamo invitato mister Capuano non solo perché è un grande allenatore ma soprattutto perché è un grande uomo. Grazie ancora.